1486, dopo 30 anni di guerra civile, le case reali di Lancaster e York si uniscono con il matrimonio tra Enrico VII ed Elisabetta di York, la figlia maggiore di Edoardo IV. 1670, Henry Morgan conquista Panama. Morgan è stato uno dei corsari più famosi di tutti i tempi al servizio della corona inglese. 1778, il capitano James Cook, navigatore inglese, divenne il primo europeo a sbarcare sulle isole Hawaii. 1779, nasce Peter Mark Roget, medico e lessicografo inglese, autore del Roget Thesaurus, con le parole e le frasi inglesi classificate e organizzate in modo da facilitare la composizione letteraria. 1788, una flotta britannica di 11 navi e 800 detenuti sbarca a Botany Bay in Australia per creare la prima colonia penale britannica. 1879, viene pubblicata la prima edizione di Boys on Paper. 1884, il dottor William Price, un nudista vegetariano che credeva nell'amore libero, viene arrestato per aver cremato il corpo di suo figlio. Aprì la strada al Cremation Act del 1902. 1886, nasce il moderno hockey su prato con la costituzione, in Inghilterra, della The Hockey Association. 1888, nasce Sir Thomas Sopwith, pioniere dell'aviazione britannica che sconfisse in un duello aereo il famoso Barone Rosso. 1919, viene fondata da Walter Owen Bentley la Bentley Motors Limited, oggi di proprietà del gruppo tedesco Volkswagen. 1934, viene effettuato il primo arresto in Gran Bretagna grazie all'aiuto di radio tascabili appena consegnate alla polizia. 1958, viene pubblicato Bounty, il primo fumetto rivolto a un pubblico di giovani donne. 1976, i parlamentari laboristi Jim Sillars e John Robertson lanciano lo Scottish Labour Party. 2014, Lewis Clark, un ragazzo di 16 anni di Bristol, stabilisce un nuovo record diventando la persona più giovane ad aver raggiunto il Polo Sud.